Buonasera ai titoli di Sicilia 24. A Randazzo, comune sciolto per mafia, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il prefetto di Catania Librizzi. Lo Stato c'è e garantisce la presenza delle forze dell'ordine. Corse clandestine di cavalli in mano della mafia, l'ultimo caso vicino a Palagonia, denunciato da un influencer, finisce in Parlamento. Scuola, la carica dei 40.000 per 1.000 posti da insegnanti in Sicilia, pioggia di rinunce a causa del cambio delle sedi dei docenti dell'infanzia e della primaria. La Sicilia ha 7 nuovi comuni plastic free, ridurre l'uso della plastica e rispettare l'ambiente, le buone pratiche imparate anche a scuola. Vi raccontiamo la storia di Andrea che, nonostante un grave problema alle gambe, ha scoperto il tennis e supera ogni difficoltà per allenarsi. Calcio, il Palermo torna alla vittoria sul campo dell'Ecco, ultimo in classifica e sale al quinto posto. Catania spuntano anche contro il Potenza, i rossazzurri restano quindicesimi, il Messina pareggia sul campo della vice capolista Benevento e continua a vedere i play-off. Buonasera, lo Stato c'è, la prima risposta è che non chiude la caserma dei carabinieri. Lo annuncia il prefetto di Catania Librizzi che a Randazzo, comune sciolto per mafia, ha convocato una riunione per il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il vertice è convocato dopo un inquietante raid incendiario. Tonino De Mana. Lo Stato c'è, lo Stato sta lavorando bene attraverso la Commissione. Non usa giri di parole il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, che a Castiglione, comune sciolto per mafia nel maggio scorso, ha presieduto una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocata anche alla luce degli ultimi episodi criminosi che hanno visto coinvolto un imprenditore del settore turistico ed ex consigliere comunale. Il post e le fotografie che vedete sono di Alfio Conti, a cui ignoti, che lui stesso definisce codardi, hanno bruciato pochi giorni fa due auto, la sua e quella della moglie, parcheggiate nella stessa via ma distanti una dall'altra, segno evidente che gli incendiari avevano obiettivi ben precisi. Sulla vicenda indagano i carabinieri e non si esclude che i fantasmi, come li ha definiti Conti sui social, vengano presto assicurati alla giustizia. Castiglione e Randazzo, comuni vicini e con lo stesso destino, quello di subire le ingerenze della criminalità organizzata che si infiltra nel tessuto sociale ed amministrativo. Ma le risposte ci sono ed avvengono con fatti concreti, come ribadisce il prefetto che ai nostri microfoni annuncia che la caserma di Passo Pisciaro rimarrà aperta e quindi non sarà chiusa. Un segnale forte per mantenere un presidio sul territorio che a Castiglione potrà contare ancora su due caserme in centro e nella frazione Passo Pisciaro. Le elezioni amministrative in Sicilia si svolgeranno l'8 e 9 giugno, negli stessi giorni in cui si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo. Lo ha deciso la giunta regionale nella seduta di oggi pomeriggio. In tutto sono 37 i comuni che rinnoveranno i loro organi elettivi, 32 per scadenza naturale del mandato elettorale e 5 attualmente amministrati da commissari straordinari per quanto riguarda il sistema elettorale, 29 andranno al voto con il maggioritario e 8 con il proporzionale. Gli elettori chiamati alle urne per le comunali sono in tutto 484.000. Corse clandestine di cavalli, un fenomeno criminale che dilaga nelle città siciliane e soprattutto nella provincia di Catania. Il video denuncia dell'influencer animalista Rizzi finisce in Parlamento, ma il fenomeno non si arresta e la polizia scova altre stalle abusive, sempre nel quartiere catanese di San Cristoforo. Emanuela Corsi. Un fenomeno criminale da decenni presente sulle strade siciliane, soprattutto catanesi e palermitane, e che nonostante le azioni di polizia e carabinieri non solo non si riesce ad arginare, ma guardando i video caricati sui social è sempre più in voga. Sono le corse clandestine di cavalli, dietro le quali si nasconde un giro di scommesse e di denaro che alimenta le tasche delle famiglie mafiose. L'ultimo caso eclatante poche settimane fa, quando l'influencer animalista Enrico Rizzi ha denunciato e pubblicato un video girato nel catanese che mostrava una corsa clandestina di cavalli con l'utilizzo di pistole. Un caso finito anche in Parlamento, sul quale è intervenuto il deputato dei Verdi Emilio Borrelli. Noi ci troviamo davanti a una situazione incredibile. In Sicilia, a Catania, continua ad avvenire
corse clandestine, o meglio, corse alla luce del sole che noi definiamo oggi clandestine, ma che di certo oramai non sono clandestine, al punto tale che fanno i video e le dirette. Oggi il quotidiano La Sicilia mostra il luogo dove è avvenuta la gara illegale. Siamo nella zona di Contrada Campanito, nel territorio di Palagonia, a oltre 40 km dal centro storico di Catania, in passato già teatro di altre corse clandestine. Il quotidiano mostra anche i segni sulla strada della linea di arrivo ancora impressa sull'asfalto. Intanto, pochi giorni fa, nel quartiere catanese di San Cristoforo, la polizia ha scoperto e sequestrato altri 3 cavalli nel cortile di un'abitazione in un garage. I proprietari, un 73enne e un 51enne, entrambi pregiudicati, sono stati denunciati. Sempre a San Cristoforo, a fine febbraio, erano state scoperte 5 stalle abusive, all'interno delle quali c'erano dei carretti utilizzati per le corse clandestine e farmaci dopanti utilizzati sui cavalli. Altro colpo al traffico di droga dei carabinieri di Catania, che hanno arrestato nel quartiere di San Giovanni Galermo 2 calabresi, un pregiudicato e un trentenne trovato con quasi 4 kg di cocaina nascosta nella loro auto. Venduta al dettaglio, avrebbe fruttato 300.000 euro. La droga requisita si aggiunge agli oltre 6 kg, tra i quali uno di crack, sequestrati nei giorni scorsi. Gli spacciatori sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza a Catania. Adesso ci occupiamo della scuola. La carica dei 40.000 per 1.000 posti da insegnanti in Sicilia. Pioggia di rinunce a causa del cambio delle sedi dei docenti dell'infanzia della primaria. Sentiamo Maglio Viola. 40.000 candidati per soltanto 1.000 posti sono i numeri del concorso della scuola in Sicilia, un concorso che si svolge suddiviso per classi di insegnamento attraverso prove scritte sparse per il territorio della regione. Oggi si è svolta la prima di queste prove, che si terranno per circa 2 settimane. L'isola, come sempre, fa la parte della Cenerentola con soli 1.000 posti appunto a concorso, mentre nel resto d'Italia i posti sono ben 40.000. A denunciare questa sperequazione è la FLC-CGL Sicilia. I siciliani hanno scelto di concorrere solo per i posti nell'isola, perché la legge impone, in caso contrario, di restare almeno 3 anni nel luogo di prima assegnazione. Le prove concorsuali dureranno 10 giorni, oggi e domani tocca alle scuole dell'infanzia, poi si continuerà con le altre classi di concorso. La prova scritta è una selezione a tempo, i candidati hanno a disposizione 100 minuti e per essere ammessi all'orale devono totalizzare almeno 70 punti su 100. L'esito della prova lo si conosce subito, anche perché l'orale si svolgerà la settimana prossima per gli ammessi. Ma intanto piovono le rinunce, sarebbe già quasi un quarto del totale. In un solo concorso sarebbero state 1.000 le rinunce su 3.800 convocati. Ciò perché i 40.000 candidati sono stati sballottati da un lato all'altro dell'isola con enormi difficoltà logistiche. Un modo subdolo per effettuare una prima scrematura, che per i partecipanti al concorso è però una vera e propria violazione delle norme di trasparenza e parità. Basti pensare a una donna incinta che non può certo sobbarcarsi 300 o 400 km di pullman andata e ritorno per una prova di 100 minuti. È morto Vincenzo Morici, l'ex primario dell'ospedale San Vincenzo di Taormina, protagonista di una drammatica vicenda familiare, il mistero irrisolto dell'omicidio della moglie, la professoressa universitaria Antonella Falcidia. La vicenda risale al 4 dicembre del 93, il caso inizialmente fu archiviato ma riaperto 13 anni dopo la scoperta di alcuni indizi emersi durante una trasmissione televisiva. Si arrivò così all'arresto di Morici, che successivamente, andato in giudizio, fu assolto sia in primo che in secondo grado. La Sicilia ha 7 nuovi comuni plastic free. Ridurre l'uso della plastica e rispettare l'ambiente sono tra gli obiettivi principali delle amministrazioni. Buone pratiche portate anche a scuola. Siamo stati in uno dei comuni premiati ad Avola, nel Siracusano. Sentiamo Francesco Aloi. La tartaruga è in bella mostra sulla scrivania della sindaca. Avola è uno dei comuni plastic free. Sono delle politiche di sensibilizzazione, di prevenzione, ma anche di contrasto. Abbiamo un sistema di videosorveglianza, abbiamo tanti punti informativi che consentono così di mirare gli occhi su quella che è un'importante tematica, che è quella appunto ambientale. Abbiamo fatto un giro tra le vie della cittadina del Siracusano. Le strade sono pulite, rifiuti non ce ne sono. Che la plastica venga ritirata in maniera differenziata e che per le strade in tutto il paese
si trovi meno plastica, questo è un dato di fatto. L'importanza del riciclo qui la si trasmette anche ai più giovani a scuola. L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini del domani. Far sì che il rispetto per l'ambiente, tutte le buone norme praticamente, sia in termini ambientali che quindi anche di ecosostenibilità, siano un comportamento sempre attivo dalla parte dei cittadini. Ridurre il consumo di plastica però non è facile. Col fatto che abbiamo tolto i bicchieri di plastica usiamo molta carta, però le bottigliette sempre in plastica sono. Ma i comuni plastic free in Sicilia sono 7, tra questi anche Belpasso, Modica e Favara. Un premio che, come ci confermano, è uno stimolo a fare di più. E il nostro impegno sarà quello di raggiungere presto, l'anno prossimo, le 2 tartarughe, quindi vedrete ancora nuovi miglioramenti della città. Vi raccontiamo la storia di Andrea, nato a Rometta. Nonostante un grave problema alle gambe, qualche anno fa ha scoperto il tennis. Si è subito innamorato, un colpo di fulmine. Si allena 4 volte a settimana e supera ogni difficoltà pur di giocare. Lo ha sentito per noi Marco Gullà. Mi chiamo Andrea, ho 11 anni, e sono di provincia di Messina, sono di Rometta. E gioco a tennis. Andrea ama il tennis. Ha iniziato a giocare un anno fa e gradualmente sta diventando sempre più bravo. Una passione nata per caso, un colpo di fulmine. Andrea è affetto da una grave malformazione alle gambe, ma in campo è libero e non pensa ad altro che divertirsi. Per te cos'è il tennis? Per me il tennis è uno svago, è un momento di libertà per me, è un momento in cui posso sfogarmi allenandomi in campo con i miei amici e divertendomi. Il ragazzino messinese vuole bruciare le tappe. Andrea è un ragazzo a cui piace soprattutto lavorare, piace soprattutto allenarsi, e quindi questa è una grande dote che ha e che gli permette appunto di avere miglioramenti continui. Io sotto questo punto di vista mi posso reputare fortunato, perché non è da tutti avere un atleta che ha la voglia che ha Andrea, ecco, di partecipare. Sicuramente il divertimento, la passione che è sbocciata in lui è una grande fonte di ispirazione per lui, di motivazione. Andrea in campo si diverte, qui siamo al TC2 di Palermo mentre si allena sotto lo sguardo attento dei suoi genitori. È sempre stato talentuoso in generale per gli sport. Abbiamo visto che ha un'inclinazione particolare per il tennis, in primo luogo perché gli piace proprio come sport, lo vediamo che insomma è predisposto e soprattutto è una cosa che adora fare. E il sogno non può che essere questo. Spero di diventare un giorno il numero uno al mondo e di vincere un grande slam per arrivare a dei livelli agonistici elevati. E allora in bocca al lupo per il tuo cammino. Ci fermiamo una breve pausa, poi andremo nella moschea di Catania per un'iniziativa di solidarietà. Alla moschea di Catania, gesti di solidarietà e fratellanza all'inizio del Ramadan tra musulmani e cristiani. I popoli delle due religioni, pensando a Gaza, vogliono la pace. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Il furgoncino della Caritas di Catania sforna legumi, pelati, cibo a lunga conservazione, chili e chili di prodotti donati alla moschea di Piazza Cutelli. Gesti di solidarietà e fratellanza tra Islam e cristianità all'inizio del Ramadan. Nella mensa il grande pentolone è già sul fuoco. Questa sera il menù prevede una zuppa araba di lenticchie, fave e ceci. Il secondo è fare pollo e patate. L'imam regala il Corano a Don Nuccio. Una sura sembra sancire il momento. Allah, Dio, ama chi opera il bene. Questo senza dubbio è un legame fortissimo tra le nostre religioni. E questa che cos'è? Una sura? Sì, un versetto di una sura, la famiglia di Al Imran, che è la famiglia di Maria. La figura di Maria crea un legame fortissimo tra mondo arabo e cristiano. Abbiamo un intero capitolo intitolato Maria.
Il Ramadan è il mese della misericordia e mai come in questo momento il pensiero corre a Gaza. L'unica via, l'unico modo per risolvere questi conflitti è quello di trovare una soluzione. La marcia della pace insieme a Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna testimonia questo impegno di tutte le religioni, tutte le fedi per la pace. Senegalesi, mauriziani, bengalesi, l'Istat annovera a Catania 10.000 musulmani, ma sono molti di più. E c'è un dato singolare, la moschea assiste 500 famiglie, di queste oltre il 90% sono catanesi. A Messina una palestra ha offerto gratuitamente un corso di difesa personale per una quarantina di donne. Lo hanno chiamato Cintura Rosa. Si è lavorato sulle tecniche, ma anche sull'aspetto mentale. Francesco Triolo. Un corso totalmente gratuito rivolto alle donne per imparare a difendersi, ad affrontare situazioni pericolose, ad acquisire consapevolezza delle proprie possibilità. È quello organizzato da una palestra messinese che ha voluto fornire ad una quarantina di donne la possibilità di imparare le tecniche di difesa personale, lavorando sulla parte sportiva, ma anche su quella psicologica. Ovviamente quella della consapevolezza che si acquisisce potendo avere un percorso. Si lavora molto quindi sulla parte mentale per un corso aperto a tutte le età. L'impegno e il coraggio che hanno mostrato le donne fa capire come sia soprattutto una questione di consapevolezza, quella di non sentirsi meno deboli. Sicuramente un po' più di fiducia in se stessi, soprattutto se durante un'aggressione o se magari mi trovo in un vicolo cieco o magari non so... c'è qualcuno che mi segue, un po' più di sicurezza in me stessa, sicuramente saprei cosa fare in queste circostanze. Ti permette pure di mentalmente più che altro, non tanto nella tecnica, ma mentalmente di poter affrontare la situazione che ti si presenta davanti. Quella è la cosa secondo me fondamentale, affrontarla mentalmente e poi giustamente con le varie tecniche riuscire ad andare, insomma, a scansare il pericolo. Una breve pausa, il calcio con il Palermo, il Catania e il Messina. Eccoci al calcio, il Palermo torna alla vittoria, rosanero che sbancano l'Ecco con il gol di Nedel Charo e scavalcano il Catanzaro al quinto posto. Marco Gullà. Ha deciso il match questo colpo di testa, l'ennesimo vincente della stagione del Palermo. Un gol segnato al minuto 36 del primo tempo da Nedel Charo, che sfrutta i suoi 190 centimetri per sovrastare Capradossi e indirizzare in porta la palla, che vale 3 punti per il Palermo. Una partita sporca, il campo pesante ha penalizzato soprattutto i rosanero, che non hanno disputato una gran partita, ma hanno vinto e occorreva questo. Siciliani adesso quinti hanno una flebile speranza di poter ancora sognare la promozione diretta, anche se il secondo posto dista 7 punti, ma mancano 9 partite con in palio 27 punti. Il Palermo ha rischiato una sola volta su questo colpo di testa d'inglese intuito da Pigliacelli. Nella ripresa la formazione di Corini ha mantenuto la porta inviolata con attenzione e dedizione, poteva chiuderla con un calcio di rigore prima segnato e poi cancellato al VAR, ma nei minuti finali non ha rischiato più nulla. Era fondamentale oggi vincere, l'abbiamo fatto su un campo particolare dove non è facile giocare, ma con lo spirito giusto, combattivo, con tanta energia. Abbiamo vinto contrasti, siamo stati dentro la partita come doveva essere e dunque sono felice per questa vittoria che era il punto focale fondamentale per ripartire. Palermo che non può fermarsi, venerdì al Barbera arriva il Venezia in un vero big match. Lagunari terzi e con 5 punti di vantaggio sui rosanero, un'occasione per accorciare. Il Catania non va oltre il pari interno con il Potenza, occasioni sprecate ma anche rischi. Zeoli sperava in un altro avvio della sua nuova avventura e venerdì c'è un'altra sfida interna con Cerignola. Marco Carli. Storta, un punto in casa può essere anche un punto conquistato. Questa è la filosofia di Zeoli, almeno al momento, che giustamente si aspettava un altro risultato, ma che non disprezza il pari a reti bianche col Potenza, sapendo che la partita, soprattutto nel secondo tempo, poteva offrire qualsiasi risultato. Quando non vinci in casa c'è molta delusione. Spero che gli faccia capire cosa significa la continuità di risultati e poi essere liberi di testa, ma in questo momento comunque
ci prendiamo questo punto. Lo so che nelle parole che dico qualcuno può essere deluso o può ricevere critiche, però in questo momento cerco di prendere qualsiasi cosa positiva e trasmetterla ai ragazzi. Una partita particolare in cui l'allenatore Etneo non vede né gli spunti né lo spirito adatto nel primo tempo. Una partita che cambia nella ripresa perché Chirico e Rapisarda qualcosa di nuovo lo mettono e soprattutto perché il Catania ci prova anche se annaspa costantemente nei suoi limiti e nelle sue paure. Gli errori, in certi casi orrori in fase realizzativa, ne sono una dimostrazione. E per fortuna che dall'altra parte il Potenza trova un buon Furlan e anche la traversa. Il pareggio alla fine ci sta pure per quel che si è visto in campo, ma la constatazione non cambia l'umore dei tifosi a fine partita. Vogliono di più dopo sei mesi amari. Intanto Zeoli, come i suoi predecessori, deve continuare a fare i conti con le assenze. Qualcuno ritorna e qualcun altro si fa male. Nel primo tempo cambi forzati per Cianci e Cicerelli. Adesso facciamo, ripeto, la conta e ci penso io a tirarli su, perché capisco che in questo momento chiederlo ad altre persone non mi sembra giusto, e né alla tifoseria, che in questo momento sta vivendo un po' di amarezza. 1-1 del Messina Benevento al vantaggio dei campioni nel primo tempo con Lanin. Ha risposto al 90° il centrocampista Frisenna. Sabato prossimo nuovo appuntamento in trasferta a Latina. Sergio Colosi. Mai dare per vinto il Messina, sotto di un gol accompagnato dalla sfortuna per la traversa colpita da Zunno e ancora una volta penalizzato dall'arbitro, conquista a Benevento un più che meritato pareggio con un destro di Frisenna all'incrocio dei pali all'alba del recupero. Un punto che vale oro per prestazione e qualità dell'avversario. Il Benevento dell'ex Gaetano Auteri rallenta la corsa alla vetta, mentre il Messina mette un altro mattone alla sua salvezza e guarda oltre nel finale di stagione. Modica torna al 4-3-3 per le assenze degli squalificati e Mausso in manetta. Ampio turnover con 6 cambi. Primo tempo noioso, al minuto 31 i campani sbloccano la gara sul tentativo di Nardi con Lanini marcatore inconsapevole ma non occasionale dopo la doppietta al Potenza. Almeno un rigore non concesso entra ormai di diritto nella cronaca delle partite del Messina. Questa volta tocca a Di Francesco di Ostia Lido non punire un evidente tocco di braccio distante dal corpo di Terranova sul cross di Zunno. Lo stesso esterno di proprietà della Cremonese, migliore in campo, colpisce la traversa nella ripresa. Il Messina colleziona episodi negativi, ma non si arrende fino al pareggio di Frisenna, che realizza il suo terzo gol stagionale in Serie C. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buona serata.